Amici miei, buonasera. Prima di tutto mi volevo scusare di essere stato un po' latitante, parecchio latitante ultimamente. Non ho lasciato mai commenti, un po' dei problemi di salute, tanti viaggi. Ero fuori Roma, quando sei fuori Roma alla fine già le partite io come sapete le vedo solo allo stadio, quando non vedo neanche allo stadio commentarle mi risulta un po' difficile. Però mi scuso comunque. Ma meno male, ieri è finito sto campionato. Sta merda di campionato. La partita di ieri è stata una sintesi totale del campionato della Lazio. Con quello di ieri sono 22 punti persi, stando in vantaggio. Che tristezza, mamma mia, che angoscia. Brutta. Inguardabile, neanche un po' di amor proprio. Si giocava contro una squadra retrocessa. A momenti perdevo. Vabbè. Comunque ieri, a parte la partita squallida come sempre, come quasi tutte, c'è stato un momento veramente toccante, bello. Certo non è bello, cioè bello, più che bello profondo, pieno d'amore. Uno all'inizio e uno alla fine. Vedere Sven Goran Eriksson lì, immaginare poveretto che non ce n'ha per tanto tempo, è stato veramente, veramente brutto. Da una parte però veramente commovente. Sono contento di esserci. E alla fine poi, beh, ripensato, sono passati 25 anni, 24. Poi, ieri era 26 maggio sempre bello, sta lo stadio, tanto bello. Ricordare quel 26 maggio di 11 anni fa e poi l'addio di Felipe Anderson, bravo ragazzo, mi dispiace che è andato via. Comunque, meno male che è finita, ribadisco. Meno male, adesso mi posso riposare qualche mese, anche perché degli europei me ne può fregare di meno. E io che dico? Vi auguro buone vacanze e vi mando un bacione e scusate ancora.